Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi, come vi avevo promesso settimana scorsa, con un video haul di Shein. Ho in questo haul prodotti misti, sia dalla categoria Halloween sia da quella beauty. Direi di partire da quella beauty giusto perché è quella in cui ci sono meno prodotti. E partirei da questo prodotto sopracciglia, che si tratta di un duo. Difatti da una parte ha la matita per le sopracciglia, mentre dall'altra la penna in setole. Ho già provato questo prodotto, quindi sono contenta che posso anche farvi una mini recensione. Allora, non è assolutamente male per il prezzo che ha. Viene 3 euro e appunto ha due prodotti all'interno, quindi secondo me per il suo prezzo non è assolutamente male. Io come colorazione ho preso Auburn ed è perfetta per me. La parte della matita mi piace, comunque è bella scrivente, l'ho swatchata qui come potete vedere, ci sta. La parte dell'eyeliner, cioè comunque non è niente male, ripeto, per 3 euro è top. Io a mio gusto preferisco quello di NYX, se devo scegliere preferisco quello. Ovviamente questa continuerò ad utilizzarla perché mi piace abbastanza, solo ho una preferenza per quella di NYX, però ripeto, per il prezzo secondo me è super approvata. Altro prodotto che ho acquistato in questo haul è un prodotto che diciamo che mi ha condizionato un po' l'haul, perché ho aspettato che appunto tornasse online per fare il mio ordine, e sto parlando di questo bottino che contiene un ombretto, secondo me molto bellino. Ok, non vedete assolutamente niente, perfetto. È un ombretto in gel, praticamente, a base trasparente ma con tutti i riflessi lilla. L'ho già provato in un make-up nell'inner corner e fa un bellissimo effetto. Andiamo avanti con una cosa che non è in realtà né del reparto beauty né del reparto Halloween, e sto parlando di questo choker. Sapete che io amo i choker, tipo una collezione infinita. Questo mi mancava, tra l'altro è comodo perché è super sottile e ha questo o-ring gigante. Arriviamo ora al reparto Halloween con questi scrunchie super halloweenosi, con tutte le zucchette, le ossa e gli occhietti tipo indemoniati. Sono super carini, li vendono a coppia, è tipo da fare i codini, secondo me sono molto bellini, anzi adesso magari li vado anche a mettere. Eccoli qui, sono super carini, sono anche super morbidosi, mi piacciono molto. Andiamo avanti con questa fascetta che avete visto nell'ultimo video. Ho già addocchiato anche quella natalizia. Questa è tutta nera, super morbida, veramente morbidissima, con le cornina da diavoletto. E tra l'altro con i miei capelli penso che ti stia anche bene, quindi sono molto molto soddisfatta di questo acquisto. E poi vabbè, per fare skincare o per truccarsi io le trovo molto comode. Andiamo avanti con questo crop top, che sì, in realtà stiamo un po' uscendo dalla stagione dei crop top, però ce l'avrò per la prossima primavera estate. E sto parlando di questa maglietta molto a tema American Horror Story. Fatemi sapere se conoscete la serie, qual è la vostra o le vostre stagioni preferite, perché sono la prima a non avere una stagione preferita ma tre, esattamente le prime tre. Comunque è di un materiale super morbido. Adesso vado a vedere se è tipo cotone. È infatti composto al 65% da cotone e al 35% da poliestere. Si sente che appunto c'è del cotone perché è morbissimo. Di questa ho preso una taglia S perché era la più piccola, avrei preso tranquillamente anche una XS perché comunque un materiale elasticizzato. E questa in realtà non l'ho presa dalla sezione Halloween, ma ho trovato una sezione tipo super alternative che è tipo Romwe, che se non ricordo male anni fa era un sito a sé, adesso a quanto pare è stato tipo inglobato da Shein ed è la sezione in cui ci sono questi capi un po' più alternative. Infatti come potete vedere in questo c'è anche il cartellino, così forse riuscite a leggerlo meglio, che dietro c'è questa stampa tutta zebratina rossa e bianca che è super carina, magari la metterò nell'agenda. Direi di passare ora al reparto Halloween vero e proprio, però dalla cosa che in realtà io trovo meno a tema Halloween, e sto parlando di questa gonna a ruota. La trovo sì un po' stile cheerleader, ovviamente è tutta da stirare perché non è un tessuto per niente elastico, quando è arrivato ovviamente era tutta stropicciata. Di questo ho preso una XS e mi va perfetta. Altra gonna, questa mi piace veramente tantissimo. Questa è un modello diverso perché è un po' più bodycon, ha una stampa super bella con tutti i teschietti, le ossa, ci sono le bare, veramente veramente creepy, è super nel mio mood. Anche questo non è un materiale per niente elasticizzato, ho preso sempre un XS, però vi devo dire che questa mi va veramente veramente piccola, cioè mi si chiude però tipo ci muoio dentro. Ne ho già mandato a prendere una taglia più grande, quindi insomma regolatevi se volete prendere questa gonna veste veramente piccole, perché appunto a me solitamente le XS di Shein mi vanno perfette, anche se a volte non sono elasticizzate, tipo questa mi va perfetta ed è
un XS. Questa è sempre un XS e mia piccola. Arriviamo all'ultimo pezzo dell'haul. Ovviamente ora ve lo faccio vedere qui, però dalla clip indossato sicuramente riuscirete a capirlo meglio. È un mega abbastanza lungo, tipo a vestito, un mega maglione vestito. Wow. Io quando l'ho visto mi sono innamorata subito di questo. Più che altro perché, come potete vedere, ha un po' la trama tipo da maglione di Natale, però con tutte cose a tema Halloween, perché vedete ci sono le bare con scritto RIP, le ossa, scritta dead, ragnatele, ragnetti e teschi, insomma ci sono tutte cose a tema Halloween. Io sinceramente non potevo chiedere di meglio. Io ho preso una XS e ho fatto bene perché è un modello che veste comunque largo, quindi che dire, questo era il mio haul di Shein. Fatemi sapere come al solito qual è stato il vostro pezzo preferito. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì vi lascio tutti quanti i miei link per andare a seguirmi anche su TikTok, su Instagram principale e sulla mia pagina Instagram di makeup. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!